e del sole, all'ombra dei monti brillano di colore, hanno il verde nel cuore. Ciao, io sono Laura Onesti, ho 20 anni e sono di Reggio Emilia, abito in provincia di Reggio Emilia. Stasera sono qui perché presento Miss Padania, come faccio regolarmente in tutta l'Emilia Romagna, ma nella vita sono una studentessa, studio ingegneria a Bologna, all'Università di Bologna. Laura, tu sei stata anche finalista Miss Padania 3 anni fa, com'è stata l'esperienza? Ma è stata molto particolare perché ero molto giovane, avevo solo 17 anni e quindi per me era tutto un mondo completamente nuovo, particolare, però è stato divertente anche perché Miss Padania non è il solito concorso di bellezza in cui la ragazza deve essere statica e sorridente, quindi mi sono divertita. Sono nate donne libere. Ma Miss Padania è un concorso in cui, oltre ovviamente a un discorso estetico, bisogna trasmettere anche valori portati avanti dal partito della Lega e quello che è l'attaccamento alla propria terra, la conoscenza delle proprie radici. Quindi già nel concorso stesso vengono fatte alcune prove che le ragazze devono superare. E queste prove consistono in cucina, recitazione, conoscenza della cultura della propria terra, quindi anche appunto prove di cultura generale, ed è molto divertente perché appunto la recitazione magari è in dialetto e diventa una cosa molto simpatica. Il voto è segreto e non si dice. Io credo che sia molto importante votare Lega in questo momento politico, in particolare per quanto riguarda le elezioni locali. Secondo me è molto importante. Io mi sono riconosciuta molto nei programmi dei sindaci, dei candidati sindaci, quando è stata ora di votare il sindaco della mia zona. Per quanto riguarda la Lega, diciamo che secondo me è importante, poi ovviamente il voto è segreto e non mi posso sbagliare. E di notte sotto un cielo blu.